Ragazzi, buona serata. Ci ritroviamo anche stasera per continuare ad approfondire questo nuovo riquadro del nostro puzzle, questo nuovo episodio della settimana della Passione. E allora, ieri abbiamo tentato di capire che cos'è questa cena all'interno della quale Gesù ci dona il suo corpo e il suo sangue con il pane del vino consacrato. Oggi ci fermiamo con la nostra attenzione su Gesù. Perché Gesù quella sera, durante quella cena, prende il pane e il vino e dice quelle parole che cambiano la fede di tutti noi e la invitano a vivere bene il momento della messa? Perché il giorno dopo Gesù sarebbe morto sulla croce. E Gesù sapeva bene che quell'episodio avrebbe sconvolto la vita dei suoi discepoli, lo vedremo settimana prossima. Però il giorno prima, per spiegare quello che succede sulla croce, Gesù attira gli sguardi dei discepoli e compie quei due gesti sul pane e sul vino, cercando di spiegare con quei gesti quello che accade il giorno dopo. Perché vedete, quando noi partecipiamo alla messa, non solo facciamo i gesti che Gesù ha fatto durante l'ultima cena, ma viviamo anche quello che è capitato sul Monte Calvario. Noi entriamo nella scena del Calvario, dove c'è la croce di Gesù, e riviviamo quello che è successo a lui. Vedete, Gesù vuole farci capire quello che succede sulla croce, vuole farci intuire che lì non soltanto lui muore, ma ci dona la vita. È per questo che durante l'ultima cena spezza il pane e distribuisce il calice, perché lui vuole insegnare ai suoi discepoli che non sarà la violenza a vincere, ma è il suo amore che si dona. Noi siamo discepoli di un Dio che offre la propria vita agli altri, di un Dio che è capace di dare tutto quello che ha, non tiene niente per sé, e lo fa durante l'ultima cena, prima di essere arrestato, prima di essere crocifisso. E noi capiamo tutto questo perché lui, Gesù, prende il pane, prende il calice e lo offre agli altri. E allora facciamo gli auguri questa sera a chi oggi compie gli anni. Martedì 16 marzo compiono gli anni Davide 9, Nicolò 10, Elisa 11. E poi a Biagio gli auguri di Samuele e Alessandro. Allora ragazzi, diciamo insieme le preghiere della sera con gli occhi chiusi e li riapriremo alla fine. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ragazzi, buonanotte, a domani.